Amici sportivi, appassionati di pallamano, ben ritrovati. Nuova puntata della Casa della Pallamano, il format realizzato dalla Federazione Italiana Gioco Handball in collaborazione con Rete 8, dedicato alla pallamano abruzzese, ma soprattutto all'attività del Campus Italia, la squadra federale che si allena e che gioca all'interno della Casa della Pallamano, appunto il centro tecnico federale di Chieti. Oggi ne parliamo con l'ospite più illustre che potevamo avere legato al progetto federale, ovvero il direttore tecnico delle nazionali azzurre, Riccardo Trillini, che è qui nostro ospite. Ciao Riccardo. Ciao Matteo, buonasera a tutti. Come grazie. Come va innanzitutto in Abruzzo? Sto diventando abruzzese, sto più qua che chiaramente a casa, nelle Marche. Siamo vicini, siamo cugini, diciamo così, però mi trovo molto bene, anche se in realtà ancora non vivo proprio Chieti, perché tra palazzetto e campus la giornata è piena zeppa di questi impegni sportivi. E infatti sta per ripartire, tornare ancora il campionato Campus Italia, che viene da un ritorno al successo dopo 3 sconfitte consecutive, vittoria netta sul campo del Prato, e adesso c'è una specie di derby, almeno territorialmente, diciamo così, contro la Lions Teramo. Si giocherà al centro tecnico federale di Chieti con appuntamento domani, sabato, a partire dalle ore 18. È una partita difficile, perché Teramo è una squadra che arriva da 6 vittorie consecutive, ma lo ricordiamo sempre, spesso e volentieri, qui alla Casa della Pallamano, l'obiettivo dei ragazzi del Campus Italia è crescere partita dopo partita. Non è naturalmente il campionato, ma e farsi trovare pronti poi in maglia azzurra. Sì, in maglia azzurra, e farsi trovare pronti in Serie A fra 2 anni, quando avranno finito questa esperienza, questo ciclo. È vero che cerchiamo di vincerle tutte le partite e cerchiamo di giocare meglio possibile, perché la partita fa parte del processo di formazione, non possiamo pensare di fare solo allenamenti. Però diciamo che non è questo l'obiettivo. Abbiamo parlato anche con i ragazzi in settimana, abbiamo ricentrato un po' quali sono appunto le finalità di questa attività e del perché loro sono venuti al campus, per poter appunto formarsi in maniera completa da tutti i punti di vista. Chiaramente strada facendo, anche a questi ragazzi, anche a questa squadra che ha, come hai detto, altri obiettivi, non fa bene perdere, per cui c'erano stati dei malumori legati al fatto che chiaramente per noi sportivi la vittoria è il sale, e quando non vinci è come se mangi sempre sciapo, quindi c'era un po' di tristezza. Ci è voluta una riunione per poter proprio rimettere tutte le situazioni bene sui binari giusti. I ragazzi sono eccezionali, una grande disponibilità ad imparare, per cui abbiamo ripreso alla grande e vediamo domani con il Teramo. È veramente un derby anche abruzzese, sì, per me particolarmente, anche perché ho allenato 2 anni a Teramo, quindi rivedo anche tra l'altro i fratelli di Marcello e tanti altri che ho avuto anche come giocatori. E dunque è un appuntamento da non perdere, quello che si giocherà al centro tecnico federale di Chieti, lo ricordo ancora, ore 18. Vediamo il servizio e nel servizio facciamo il punto sia sulla vittoria di Prato, sia su quello che ci aspetta appunto con la gara contro Teramo, anche ascoltando le parole di Alessandro Battaglia, uno dei ragazzi del Campus Italia. Vittoria doveva essere, vittoria è stata. La trasferta della 8ª giornata sul campo del Prato riporta il Campus Italia al successo in Serie 2. Dopo Bologna e Chiaravalle, la squadra federale supera, questa volta in maniera più che agevole, i toscani. Finale 30-14, nota dolente le assenze per infortunio, coi vari Zanon, Deruvo, Medicina e Cioni fermi ai box, ma alle quali ha fatto da contraltare la buona prova di quanti erano stati meno utilizzati nelle settimane precedenti. Da Valentino Dello Vicario a Sebastian Carabulea sono stati positivi i segnali emersi per il tecnico Riccardo Trillini. La squadra prosegue nel consueto lavoro settimanale di preparazione e ora attende la sfida contro Teramo. Partita non facile, gli abruzzesi vengono da 6 vittorie consecutive e hanno preso il possesso del terzo posto. Tanti i giocatori d'esperienza a disposizione del tecnico Marcello Fonti. Sul fronte Campus Italia un'altra opportunità di maturazione e di confronto sulla strada che dovrà portare i giovani atleti della squadra federale ai prossimi impegni in maglia azzurra. Volevamo tanto ottenere questa vittoria, dopo diverse sconfitte abbiamo vinto di diversi gol, ma è stata comunque una partita molto complicata, ma abbiamo giocato tutti molto bene. Adesso c'è Teramo, squadra che viene da 6 vittorie consecutive, un'avversaria difficile.
molto, molto difficile. Abbiamo anche due compagni di Teramo, sono avversari tosti, soprattutto una grande difesa, ma lotteremo fino alla fine per provare a vincere o comunque a fare la nostra partita. Sarà la nona giornata, dal tuo punto di vista, dopo le prime 8 partite, come va l'ambientamento, diciamo, nel campionato di Serie A2, che lo sappiamo non è stato poi così semplice come magari si poteva pensare? No, soprattutto perché abbiamo un po' sottovalutato questo campionato all'inizio, però ci stiamo ambientando bene, più che altro gli allenamenti danno una mano, ci stiamo conoscendo, giochiamo ormai da abbastanza tempo insieme, quindi l'intesa sta arrivando e piano piano vinceremo anche diverse partite, ne sono convinto. Riccardo, tutti ragazzi di 16-17 anni, giovanissimi, è vero, sono i migliori talenti in circolazione a livello nazionale, lo ricordiamo. Però poi l'esperienza conta, e in un campionato di Serie A2, in un girone B soprattutto che si è rivelato con atleti di ottimo livello, anche alcuni di categoria superiore probabilmente, l'esperienza sta contando. Sì, stiamo parlando parecchio di questa mancanza di esperienza che è naturale, non la potevamo acquistare. E poi c'è da dire un'altra cosa, la sottovalutazione è nata anche dal fatto che, pensando di reclutare i migliori giocatori italiani, la strada poteva essere più agevole, ma in realtà ci sono molti qui al campus che hanno un grande potenziale, sono come dei diamanti grezzi da lavorare per poter poi splendere, per cui ci vuole del tempo e non ce ne vorrà tanto, nel senso che quello che magari qualche sconfitta è stata il frutto proprio di questa inesperienza, la gestione dei palloni, tante palle perse, tiri facili, sbagliati, che secondo me si può migliorare subito. Però è pure vero che anche Battaglia parlava di una sottovalutazione della 2, per certi periodi la 2 è stata considerata come un livello amatoriale, sebbene non ci sono professionisti, le squadre si allenano, giocano in maniera seria, il campionato comincia a essere molto più competitivo, ci sono poche squadre materasso, per cui è proprio quello che serviva a questi ragazzi, perché noi in allenamento possiamo dare tanto a livello tecnico, mezzi, tecnologia, ma poi l'esperienza conta e giocare delle partite è fondamentale. Questa sarà un po' la differenza, secondo me, per questa nazionale rispetto alle altre precedenti. Tra l'altro questi ragazzi hanno vissuto anche un processo di ambientamento non solo in un nuovo campionato, ma anche in una nuova vita, e lo hanno fatto trovandosi ad abitare insieme tra di loro all'interno di un campus universitario, il Campus X qui a Chieti Scalo, nuovo palazzetto, tutto nuovo. Sì, infatti questo è un altro aspetto che non ci ha sorpreso, però sono le novità di questa esperienza. Primo di tutti, noi abbiamo messo insieme 18 giocatori e quindi non è facile poi trovare una campagna acquisti, tra virgolette, no? Come non se ne vedono mai praticamente. Esatto, non è che abbiamo dovuto integrare 3 o 4 giocatori in una base, qui bisognava mettere insieme tutti e 18. Ripeto, non è difficile perché l'obiettivo non era questo. Poi l'altro aspetto di vivere insieme aiuta, ma può anche creare dei problemi, perché nelle squadre anche professionistiche alla fine dell'allenamento ognuno va a casa sua e se c'è un piccolo problema magari si dilegua durante la giornata, la voglia del giorno dopo di invece qui subito c'è la cena, poi c'è chi va in camera insieme al compagno, e quindi è un'esperienza fantastica e ci dà tanti spunti per poterla migliorare anche nei prossimi periodi. Altamente formativa, indubbiamente. Il nostro Andrea Di Fabio in regia ci sta mostrando nel frattempo immagini delle nazionali azzurre che fanno base, non in maniera fissa come il Campus Italia qui al Centro Tecnico Federale di Chieti, ma comunque in maniera abbastanza sistematica all'interno della Casa della Pallamano. Io partirei dalle ragazze che al Centro Tecnico Federale di Chieti, le ragazze dell'Under 19, hanno vinto nella scorsa estate il campionato europeo di seconda divisione, battendo prima la Spagna in semifinale e poi la Lituania nella finalissima e ottenendo il diritto di giocarsi le qualificazioni ai campionati mondiali Under 20 della prossima estate in Slovenia. Tra queste c'è anche un abruzzese, una ragazza teramana, l'estremo difensore Sara Di Giugno, che milita nella squadra laziale del Pontinia. Si gioca nel fine settimana del 26-28 novembre, Riccardo, squadra allenata da Giuseppe Tedesco, a Podgorica in Montenegro contro Montenegro e Polonia. Innanzitutto Beppe Tedesco ha detto: queste ragazze hanno assaporato il gusto della vittoria, quindi questa è già una cosa alle quali
a cui non eravamo forse abituati con le nostre nazionali giovani di femminili, un po' di più al maschile negli ultimi anni, e poi adesso andiamoci a giocare questo sogno. Sì, ha detto bene, perché la mentalità e l'approccio quando si va in campo internazionale è fondamentale. Siamo sempre stati abituati a sentirci le riserve delle riserve, e questo incide negativamente. Chiaramente i risultati fanno la differenza per poter poi credere a questo aspetto, e le ragazze lo hanno vissuto vincendo questo campionato qui proprio a Chieti. È una squadra anche ricca di talenti, e questo va in una direzione che è consolidata, cioè a livello giovanile noi non siamo inferiori a tante altre paesi dove la pallamano è importante, sia nella maschile che nella femminile. Dovremmo concentrarci più nello sviluppo dopo i 18 anni, seguire questi giocatori e giocatrici anche dove vanno a giocare, perché fino a che sono giovani, diciamo, va bene, poi quando devono diventare professionisti le loro scelte sono fondamentali per i risultati futuri. Indubbiamente. E diversi abruzzesi sono anche all'interno della nazionale seniores maschile, che segue invece direttamente, nazionale seniores che qui a Chieti peraltro procederà nella fase di preparazione dalle qualificazioni ai campionati mondiali. Intanto dici qual è il programma e sì, lo stato dell'arte in vista di queste qualificazioni mondiali, che lo ricordo si giocheranno dal 14 al 16 gennaio alle Faroe, a Tórshavn, contro Isole Faroe, Lettonia e Lussemburgo. Sì, questo è l'obiettivo, ci avvicineremo a queste qualificazioni partendo proprio da Chieti, una doppia partita amichevole contro il Belgio, quindi i ragazzi si ritroveranno il 27 dicembre fino al 30 di un mini stage qui a Chieti con queste due partite appunto di livello internazionale. Poi ci ritroviamo dopo alcuni giorni di riposo il 3 in Slovenia, dove giocheremo due amichevoli contro la forte Slovenia. Questo è un attestato di stima per il lavoro che stiamo facendo, perché da quando sono entrato in federazione ho sempre chiesto di giocare con queste squadre e non ci avevano neanche considerato. Questa volta l'invito è venuto da loro, e questo, come dicevo, è una testimonianza del buon lavoro che stiamo facendo. E rimarremo in Slovenia per poi andare nelle Faroe. Rimarremo in Slovenia perché poi ci sarà una amichevole il 10 gennaio contro l'Arabia Saudita, che ci aiuterà a prepararci. Qual è lo stato dell'arte? Veniamo da una settimana di stage e una tripla amichevole con l'Israele, proprio per riprovare le sensazioni che potremmo avere, tre partite in tre giorni, che non è una cosa da poco. Indicazioni molto importanti, nonostante l'assenza di Ebner, che si è reputato uno dei migliori portieri e importantissimo per la nostra squadra. Indubbiamente, Domenico Ebner, estremo difensore che gioca nel miglior campionato del mondo, nella Liquimoli Bundesliga, il campionato tedesco, nella batteria dei portieri, anche due abruzzesi peraltro nell'ultima uscita in Israele, ovvero Andrea Colleluori e Pasqualino Di Giandomenico. Quanto è importante, Riccardo, per tutte queste nazionali giovanili, senior, il Campus Italia poi è la sublimazione di questo discorso, di questa domanda, avere una casa, avere un centro tecnico federale a disposizione? Ci stiamo abituando ai comfort di avere una casa, perché ormai è parecchio che veniamo a Chieti, anche quando non era centro federale e c'erano già dei grandissimi vantaggi, ma adesso abbiamo quasi tutto. Lo abbiamo visto nell'ultima preparazione all'Israele, siamo stati tre giorni in Veneto, dove peraltro siamo stati già in passato e dove ci sono anche tante buone situazioni, gente disposta ad aiutarci, ma non è uguale a stare qua. L'abbiamo visto in questi giorni, dove devi spostarti per fare allenamento, dove non hai l'attrezzatura. Il pre e il post allenamento è un po' da camera di albergo, invece qui c'è più la casa che serve per ambientarsi, per sentirsi gruppo. La casa della pallamano, appunto. Naturalmente ci promettiamo già da ora di cercare pian piano di darvi appuntamento all'interno proprio del centro tecnico federale, il Palla Santa Filomena di Chieti Scalo, con gli eventi, gli appuntamenti azzurri che si terranno e che saranno naturalmente aperti al pubblico. E questo è il prossimo, si gioca come detto domani la gara del Campus Italia, il derby contro la Lions Teramo, con fischio d'apertura alle ore 18 e la possibilità naturalmente di entrare in ingresso
ingresso libero per il pubblico, sempre rispettando naturalmente le normative anti-Covid in vigore. Peraltro derby, peccato che non ci sia Federico De Ruvo, che è uno dei due ragazzi teramani che ci teneva tantissimo a giocare questa partita, ex del Teramo, l'ex più fresco perché fino all'anno scorso giocava con il Teramo. Ci sarà invece Tommaso De Angelis, che incontra il fratello Alessandro De Angelis. Bella, bella storia. Mi dispiace per De Ruvo, perché lui è stato operato addirittura a una delle due caviglie, perché entrambe erano problematiche. Abbiamo cercato di portarlo avanti facendo un grande rinforzo. Lui ha lavorato molto in fase di fisioterapica, ma non ce l'ha fatta. Purtroppo è ricaduto e si dovrà, penso, operare la prossima settimana. Per Tommaso sarà un'emozione grande e lo stiamo sfottendo, lo stiamo preparando al meglio, perché secondo me un po' la sente questa partita. E la sentirà indubbiamente, peraltro è uno dei trascinatori di questa squadra, no? Della squadra del campus. Un talento assoluto, un talento tecnico associato a un grandissimo carattere, un ragazzo semplice, umile. Veramente mi fa specie, perché lui diventerà un giocatore forte e non se la tira per niente. Si taglierà, penso, questa clip, queste poche parole, ma immagino che gliel'avrai dette anche magari in altre occasioni. Lo sa bene, sì. Lo sa sicuramente. E avremo modo naturalmente di raccontarvi anche da vicino poi questo derby in famiglia tra Tommy e Alessandro De Angelis, uno del Campus Italia, l'altro del Teramo. Adesso ci fermiamo un brevissimo spot e poi torniamo per parlare di Serie A2, di Serie B, con un ospite speciale in collegamento. A tra poco. Abbiamo in collegamento e la chiamiamo subito qui con noi e le diamo il benvenuto, Giorgia Di Pietro, teramana doc, ma che non ci risponde da Teramo, anzi decisamente più a nord, al confine, da Bressanone in Alto Adige, il terzino, per la verità terzino giramondo, teramano d'origine, ma insomma hai viaggiato tanto. Come stai, Giorgia? Tutto bene, grazie. Ciao Riccardo, ciao Matteo. E allora, atleta del Brixens UT Tirol, la squadra che sta guidando la classifica della Serie A Beretta femminile, ma teramana, quindi immagino che seguirai le squadre teramane sia maschile che femminile. Innanzitutto ti chiedo come sta andando nella tua prima stagione in Alto Adige, come ti stai trovando, come sta andando la stagione. Peraltro siete reduci dallo scontro al vertice contro le campionesse d'Italia della IOMI Salerno e c'è stato un bel pareggio e un bel anticipo di playoff. Sì, sì, è stata una bella partita, è stata abbastanza tirata, lunga, e ci è mancato quel pochino in più per riuscire a portare a casa i due punti, però penso che tutto serva e aiuta per le prossime. E anche le altre squadre, abbiamo già incontrato anche l'Erice, adesso vengono Pontigna e Mestrino, quello un po' secondo me che possono essere le squadre che molto probabilmente saranno nei playoff. E il tuo Bressanone? Tu sei uno dei rinforzi, anzi rinforzo principe insieme ad Arasai Duran, al terzino cubano, in una squadra che già aveva al suo interno giocatrici importanti come il capitano della nazionale Monica Prunster, l'ala sinistra Giada Babbo, il terzino Sofia Ghilardi. Quest'anno è l'anno buono secondo te? Fai tutti gli scongiuri del caso, eh? Sì, infatti, incrociamo le dita, però penso che quest'anno ci sarà da vedere una bella, magari un bel playoff, però non voglio dire nulla. Sono sicura che comunque magari c'è un po' un giro in più, mentre l'anno scorso magari eravamo a terzo meno terzini, qua abbiamo la possibilità di girare un po' di più, provare un po' più soluzioni, quindi secondo me sì. Potrebbe essere fattibile, ma sempre incrociando le dita. Peraltro con Duran e Babbo avete riformato un trio che aveva fatto le fortune del Conversano, squadra pugliese che era abituata a vincere, sì, ma più al maschile. Riccardo Trillini lo sa bene perché a Conversano ha vinto tutto tante volte, e poi con voi insomma siete arrivati poi ai vari titoli anche al femminile. Sì, sì, infatti no, sono contenta che ci siamo ritrovate anche con Giada.
È vero che a Conversano abbiamo vinto, però è anche vero che tante volte l'abbiamo perse finali importanti. Come dici te, il maschile è sempre stato un po' più titolata rispetto alla femminile. Riccardo, con Giorgia e Duran sicuramente Bressanone ha affilato le armi in maniera superiore rispetto all'anno scorso. Sì, infatti volevo chiedere a Giorgia come si vive a Bressanone questa fase dove la femminile è più ambiziosa della maschile, perché è un po' quello che ha detto appena adesso a Conversano, no? Dove a Conversano sono stati sempre più, diciamo, vittoriosi, titolati, e questo è successo anche a Conversano. Io ho allenato un anno a Bressanone e so quanto è importante per il Bressanone la squadra maschile. Giorgia, com'è adesso Bressanone con questa squadra femminile che è ambiziosa? Allora, guarda, io quando sono arrivata hanno detto che comunque volevano fare anche per la squadra maschile una squadra da tipo da titolo. E secondo me hanno le possibilità per arrivare comunque a fare bene. E nelle ultime partite non so cosa gli è mancato, però spero che magari almeno nel femminile si riesca a fare un po' di più quest'anno. Tu dici almeno un titolo, poi meglio se lo vinco io che non loro, però dice, almeno sì, che vinca qualcuno. Tra poco ti interrogo anche sulla Serie A2, sia maschile che femminile, perché ci sono due squadre di Teramo che stanno andando veramente molto bene, ma immagino che le seguirai indubbiamente a distanza. E allora io chiederei ad Andrea Di Fabio in regia di mostrarci proprio il servizio dedicato alla Serie A2 e poi ne parliamo insieme. Exploit Lions Teramo. A cavallo tra l'ottava e la nona giornata del girone centrale di Serie A2 maschile, i biancorossi allenati da Marcello Fonti possono dire di aver terminato il loro rodaggio e di essere entrati tra le candidate ad un posto nei playoff. La sesta vittoria consecutiva, arrivata nel derby d'Abruzzo contro l'Augan Pescara, giocato domenica scorsa in casa degli Adriatici, è il miglior viatico per un'altra sfida di stampo regionale, almeno in parte, contro i giovanissimi del Campus Italia. Tanta curiosità, e non potrebbe essere altrimenti, per il duello tutto in famiglia tra i fratelli Tommaso e Alessandro De Angelis, punti di forza dell'una e dell'altra squadra, e alla loro prima esperienza sportiva in due compagini diverse. Non ci sarà invece sempre nelle fila del club federale l'altro teramano Federico Deruvo, bloccato da un infortunio alla caviglia. Teramo, migliore difesa del campionato con appena 170 gol subiti, non può permettersi cali di concentrazione, perché davanti il tandem Cingoli-Romagna corre veloce e i posti ai playoff sono solamente due. È proprio una delle due principali candidate all'assalto di categoria, la formazione romagnola allenata da Domenico Tassinari sarà la prossima avversaria del Pescara. Sabato trasferta Imola per i biancazzurri reduci da due sconfitte consecutive. Mister Mastrangelo fa i conti con assenze e acciacchi, ma l'obiettivo resta non perdere il contatto con le posizioni nobili della graduatoria. In Serie A2 femminile procede spedita la marcia della nuova Handball Teramo. Sabato scorso agevole 44-27 contro Fondi, con Terenziani e Capone sugli scudi, 7 reti per parte. Ora campionato in pausa fino al 4 dicembre, ma l'obiettivo resta quello della promozione in Serie A Beretta, come sottolineato anche dal tecnico Serafino Labrecciosa, intervistato nei giorni scorsi sui canali ufficiali della federazione. La società è ambiziosa, vuole provare a fare il salto, ha lavorato per questo portando anche due giocatrici importanti come Terenziani e Galletti. E l'anno scorso siamo arrivati primi, poi nei playoff siamo stati superati da Prato e Brunico con molto merito loro. Abbiamo pensato di rinforzarci un pochino ancora di più per provare fino alla fine di trovare un risultato importante. L'obiettivo è quello e non ci nascondiamo. Partiamo dalla Serie A2 maschile, mentre abbiamo ascoltato le parole di Serafino Labrecciosa in collegamento sui canali federali nei giorni scorsi. Questa è la graduatoria. Prima di chiedere a Riccardo un commento, lo chiedo a Giorgia. Lions Teramo, che viene da sei vittorie consecutive e adesso si è portata a ridosso della seconda posizione. Pescara invece è scivolata al sesto posto, raggiunta dal Chiaravalle. Giorgia, so che hai visto il derby innanzitutto tra Pescara e Teramo, vinto dalla formazione allenata da Marcello Fonti. In generale stai seguendo le vicende legate
A allora, ho seguito qualcosina, poi col fatto che gioca mio fratello magari sento anche un po' lui. Diciamo che comunque sono rientrati alcuni rinforzi tipo Alessandro, Davide Barbuti, sono tornati anche mio fratello che erano stati fermi magari l'anno scorso, a parte Alessandro, però comunque secondo me c'è anche un po' di gente d'esperienza, quindi magari riescono anche un po' dove non arrivano con il gioco, magari riescono con l'esperienza. Quindi penso che potrebbero far bene, magari hanno in casa qualche partita, potrebbero vincerla in più, qualche scontro diretto con le prime. Qua stiamo vedendo alcune immagini proprio del tuo Bressanone, Giorgia, intanto nella Serie A Beretta femminile. Riccardo, girone B lo commentavamo già nella prima parte, che si è rivelato molto combattuto, molto equilibrato, di buon livello, tante squadre attrezzate. Possiamo dire che in realtà quasi tutte le squadre hanno almeno uno o due giocatori in grado di alzare il livello poi delle partite, di alzare il livello d'esperienza, alzare il livello tecnico. Cingoli e Romagna un numero ancora superiore di atleti. Sì, è vero, ma non solo uno o due giocatori che stanno alzando il livello e potrebbero giocare anche in Serie A1. Poi per motivi di lavoro o altro, di famiglia, non vanno in A1 e quindi giocano in A2. Quindi è un buon livello. Diciamo che prima eravamo abituati ad avere tre gironi nella vecchia Serie A1 che ha abbassato notevolmente il livello. Ora non dico si sta parlando di alzare il livello della 2, ma con questa situazione si potrà un giorno arrivare a far sì proprio che la 2 sia un serbatoio importante per chi vuole diventare professionista e andare a giocare in A1. Quindi bene, c'è anche molto equilibrio, che questo non guasta, perché poi tutte le partite vengono preparate per poterle vincere e quindi è un ingrediente importante per la crescita. Tu come hai preparato Teramo? Diciamo che ho... In realtà le preparate in maniera relativa le partite, chiaramente, però... No, abbiamo sempre informazioni e seguiamo le squadre avversarie come struttura di base, che tipo di difesa, che tipo di stile di gioco e se c'è qualche giocatore che soprattutto tira da fuori, che può cambiare appunto il nostro modo di giocare, ma noi non è per snobismo, ma pensiamo più alla nostra strada e quindi a volte può anche capitare che scendiamo in campo con una difesa non perfettamente a posto per questa squadra, ma va bene per noi, per cui come abbiamo preparato Teramo è come abbiamo preparato Bologna, cercando di portare avanti il nostro stile di gioco. Assolutamente sì. Giorgia, invece, in Serie A2 femminile Teramo continua a vincere, possiamo anche vedere la classifica dopo tre giornate, guida la graduatoria. È una squadra che Serafino Labrecciosa, allenatore che conosci bene peraltro, intanto in grafica questo è il prossimo turno della Serie A2 con Campus Italia Lions Teramo e Romagna Hogan Pescara. Dicevamo della classifica della Serie A2 femminile, Giorgia, eccola qua in grafica, Teramo guida la classifica e ha detto Serafino Labrecciosa, non ci nascondiamo, giochiamo per la promozione. Sì, sì, io l'avevo sentito anche l'anno scorso. Matteo? Sì, sì, ti sentiamo, vai, vai. Okay. L'avevo sentito anche l'anno scorso e anche l'anno scorso avevo lo stesso obiettivo di provare a riportare il Teramo in Serie A, quindi sono sicura che quest'anno riusciranno a fare bene, spero che riescono a portare fondamentalmente il Teramo nel campionato di massima serie. Ti manca Teramo? Teramo città, non parlo di squadra, tu sei una persona in realtà, da un punto di vista personale. In realtà nemmeno troppo, cioè nel senso sì, ho gli amici, gli affetti, però fondamentalmente ormai è un bel po' che sono fuori, ho vissuto in altre realtà e forse non so se ci tornerei, ecco. Riccardo, è la vita poi no, del giocatore, dello sportivo che sceglie questo, quindi poi e serve anche un'attitudine personale, essere disposti ad avere sempre la valigia fatta. Tu sei uno di quelli che ce l'ha avuta per tanto tempo. Sì, assolutamente è la malattia di questo sport della pallamano, ma tutti gli sportivi hanno questo maledetta voglia di confrontarsi, di crescere, che appunto li porta chiaramente lontano da casa. Giorgia però è giovane e quindi la capisco, io invece sento anche io la nostalgia di ritornare, nonostante adesso non sono lontano da casa.
È così, la capisco perché deve inseguire degli obiettivi molto importanti, per cui la palla a mano a volte viene prima della vita privata. Bene, grazie Giorgia, ti ringraziamo, grazie per essere stata con noi, ma promettimi che qualche altra volta ti ricollegherai con noi. Volentieri. Grazie mille, ciao, in bocca al lupo. Grazie a voi, ciao. Ringraziamo Giorgia Di Pietro, ci fa molto piacere e naturalmente andremo a pizzicare i vari atleti abruzzesi perché ce ne sono veramente tanti sparsi nei campionati di vertice italiano e non. Adesso andiamo in Serie B, vediamo il servizio e poi ne parliamo. C'è Pescara-Chieti nel programma della quarta giornata di Serie B per il girone Abruzzo Marche. È un turno spezzettato, quello all'orizzonte, perché Città Sant'Angelo e Teramo, ambedue ancora a punteggio pieno assieme a Monte Brandone, ritroveranno il campo non prima del prossimo 28 novembre. Nel contempo però la sfida tra Biancazzurri e Teatini sa accendere animi e riflettori nella domenica del Pala Giovanni Paolo II. Si gioca alle 18.30. Situazione di classifica pressoché analoga. Chieti nell'ultimo turno ha osservato una gara di riposo, mentre due settimane fa aveva centrato il suo primo successo stagionale battendo Falconara. Due punti dunque. Sono stati proprio i marchigiani invece a costringere i pescaresi alla loro terza sconfitta in campionato domenica scorsa. 24-19 il finale e Pescara che va alla ricerca proprio contro Chieti del suo primo successo. In una classifica ancora corta e aperta a ogni sviluppo, per i tecnici Alessio Savini e Gabriele Travaglini l'occasione è propizia per risalire la graduatoria. In grafica la classifica proprio del campionato di Serie B per quanto riguarda il girone Abruzzo Marche, con Monteprandone, Lions Teramo e Città Sant'Angelo tutti a quota 6, Falconara, Cingoli, Chieti a 2, chiudono la classifica Cus Ancona, HC Pescara e Chiaravalle. Proprio in casa HC Pescara si va alla ricerca del primo successo stagionale. Ne abbiamo parlato con il neo allenatore da questa stagione sulla panchina della formazione adriatica, Gabriele Travaglini. Ascoltiamo. Il bilancio è, seppur negativo, io devo vedere le cose positive. La squadra sta crescendo, quest'anno sono arrivate tante persone nuove, stiamo cercando di amalgamare il tutto, di legarli giovani e meno giovani in modo che possano coesistere e dare una certa soddisfazione o anche buona soddisfazione all'HC Pescara. Senta, stiamo vedendo che la squadra, oltre ovviamente ai senior, sta mettendo in mostra anche dei giovani promettenti. Cosa ne dice a proposito? Beh sì, effettivamente stiamo lavorando parecchio con questi giovani, imparare loro a muoversi bene in mezzo al campo, a prendersi delle responsabilità, a cercare di fare il meglio possibile. Per fare in modo che loro crescano bene, perché poi magari i risultati li vedremo più nelle under di loro competenza che piuttosto in prima squadra. Sappiamo che la società si sta muovendo anche nel settore promozionale, nelle scuole, cosa ci può dire a proposito? Sì, è un progetto molto ambizioso, un progetto molto buono, molto ottimo, sposato in pieno dal CSA, quindi dal centro servizi, l'ex provveditorato agli studi, che ha fatto in modo che l'HC Pescara possa entrare nelle scuole con questo progetto, in modo da poter portare la palla a mano anche nelle scuole e dare sensibilità verso questo sport che ci sta dando grande soddisfazione. Mentre vediamo in grafica il prossimo turno del campionato di Serie B, chiedo un commento generale naturalmente a Riccardo Trillini, perché diverse di queste squadre, Città Sant'Angelo e Monteprandone in particolare, le avete anche affrontate in amichevole poi nei vari test match che disputate col Campus Italia. Sì, vero, abbiamo anche affrontato Chieti e avevamo anche pensato di iscrivere una squadra del Campus alla Serie B per poter dare spazio anche a chi giocava di meno in A2. Poi con diversi infortuni importanti abbiamo capito che forse sarebbe stato un sovraccarico per questi ragazzi, però sarebbe stato interessante perché il livello non è male, soprattutto delle squadre che hai citato. Abbiamo affrontato queste squadre e c'è partita, insomma, sono abbastanza organizzate, non c'è solo un miscuglio di giovanissimi e diciamo così senior.
c'è un buon livello, diciamo, soprattutto il Monte Prandone è attrezzato, a mio modo di vedere, per salire sicuramente. Vedremo, seguiremo naturalmente le vicende del campionato di Serie B. Il tempo è tiranno, Riccardo, allora andiamo velocissimi con la grafica a ricordare l'appuntamento di domani della gara tra il Campus Italia e Lions Teramo al Centro Tecnico Federale di Chieti, Pala Santa Filomena a Chieti Scalo, ore 18 il derby tra Lions Teramo e Campus Italia. Naturalmente Hogan Pescara invece nella Serie B in trasferta a Imola contro il Romagna. Riccardo, io ti ringrazio e naturalmente grazie. Tornerai il nostro ospite, sicuramente questo lo sai. Sono sempre a Chieti, quindi torno volentieri. Sei molto comodo. Grazie a voi per aver seguito questa puntata della Casa della Pallamano. L'appuntamento è per la settimana prossima e l'augurio è quello di sempre. Buona pallamano a tutti. Alla prossima.